Quella in corso è una guerra tra civiltà. Non è più una guerra per un territorio, non è più una guerra per un confine, è una guerra tra due civiltà. E se nell'11 settembre del 2001 avete capito che cos'era il volto dell'ISIS, che cos'era il volto di quei combattenti che a volte facevano anche un po' tenerezza, e avete capito che il loro unico scopo era distruggere la democrazia e i suoi valori, oggi siete di nuovo davanti allo stesso bivio. Da una parte avete Israele, la democrazia, l'unica democrazia di tutta quell'area geografica, una democrazia in cui vive 1 milione di musulmani che godono i pieni diritti di ogni cittadino israeliano, uguale, nello stesso modo. Dall'altra parte ci sono dei terroristi che uccidono a sangue freddo dei ragazzi, che stanno ballando a una festa, che entrano nelle case e trucidano intere famiglie. Ci sono terroristi che violentano le ragazze e si fanno i video per far vedere quanto sono grandi e importanti. Ci sono terroristi che smembrano i cadaveri e poi ballano sopra facendo vedere quanto loro sono bravi a fare terroristi. Queste persone sono terroristi che sparano in faccia a uomini, donne, bambini, che falciano in pochi secondi famiglie intere. Siamo arrivati a un bilancio di 1.000 morti in poche ore. Sono terroristi, terroristi che vogliono seminare il terrore. Sono criminali di guerra, persone che non accettano la libertà di espressione, persone che non accettano un'altra religione, persone che non accettano la democrazia. Persone che basano sull'odio la loro educazione. Allora adesso vi dico basta. Non è più tempo di stare a metà. Sì, ma una parte, sì, l'altra. È finito quel tempo del non schierarsi. Ora a voi sta la scelta, a voi. E soprattutto mi rivolgo a voi che credete in Dio e che sapete meglio di me che cosa Dio scrive nella Bibbia. E scrive a caratteri cubitali e sceglierete la vita. Questo è quello che ci dice Dio. E allora adesso a ognuno di noi, a ognuno di voi è data la scelta di schierarsi dalla parte di Israele che difende il diritto alla vita, che difende la vita e il valore della vita, o di schierarsi dalla parte dei terroristi che difendono il proprio diritto di arrivare in paradiso, trucidando e massacrando le persone, giovani, donne, uomini e bambini. Adesso è venuto il momento della verità. È venuto il momento in cui il male ha svelato e rivelato il proprio vero volto. E allora io vi dico, dovete scegliere da che parte schierarvi e fare sentire la vostra voce. Vi dico shalom. Shalom è la pace che si può fare tra due parti che credono tutte e due nel valore della vita.